durante questo bellissimo corteo per il Giovedì Grasso, durante appunto i festeggiamenti per il carnevale qui a Modena, e sono in compagnia di tre fantastici personaggi. Allora innanzitutto ditemi i vostri nomi e poi chi rappresentate. Ah, io mi chiamo Antonella, rappresento una dama del Novecento. Ok, invece il gentil signore qui alla mia destra. Mi chiamo Ferrari Bruno, sono quello che gestisco le biciclette, abito a Gorghetto di Bonporto, Modena. Ok, e invece quest'altro gentil signore? Marco. E lei è di? Abito a Bonporto, Gorghetto, anch'io. Ok, quindi dalla provincia tutti qui insieme in questa bellissima parata. Come trovate il clima oggi qui a Modena per questi bellissimi festeggiamenti del carnevale? Veramente stupendo, meraviglioso, una giornata un po' diversa dalle altre, bella da trascorrere qui giusto per festeggiare il carnevale, molto bello, veramente. Ed è la prima, è la prima volta che partecipate oppure siete già abituati a vestire i panni meravigliosi che vestite oggi? No, per me è la prima volta, per me veramente è stata un'occasione unica. Unica. Per lei invece è la prima volta che veste questo meraviglioso abito con tanto di cilindro oppure già abituato ad averlo vestito in passato? Io sono già abituato perché ho frequentato il Carnevale di Cento per diversi anni, poi ho fatto qualcosa anche in televisione, ho doppiato Scarpati nel film di Don Zeno e poi faccio tante manifestazioni con le delle biciclette, perché a casa abbiamo tante altre biciclette dei mestieri, quindi vado avanti così. Benissimo, faccio la stessa domanda anche a lei, è la prima volta oppure già abituatissimo? Per me è la prima volta per me. Quindi per lei è proprio la prima volta, è un neofita di questo carnevale? Sì, sì, proprio. Allora, io ti ho notato in mezzo alla folla di questo bellissimo corteo perché tu per me sei l'uomo torta, in realtà come ti chiami e cosa rappresenti? Io sono una maschera di Verona che rappresenta il quartiere Regolosine, la maschera si chiama Regoloso. Ok, e quindi questo nome deriva appunto dalla strana impalcatura a forma di torta che hai in testa? La torta proprio vuole rappresentare il simbolo di questa maschera del Regoloso. Ok, e tu invece come ti chiami nella vita? Io mi chiamo Nicola. Quanti anni hai? Ho 22 anni. È la prima volta che partecipi a un corteo del genere oppure ormai sei già abituatissimo? È ben 9 anni io che sfilo nel carnevale e questo è il 9° anno di maschera ufficiale del mio quartiere. La prima volta qui a Modena? Prima volta circa 5-6 anni fa. Ah ok, quindi diciamo che potremmo quasi darti la cittadinanza onoraria modenese. È da parecchio che sfilo qua in questa città ed è molto bella, tanta gente, tanti bambini. Questo è il carnevale, questo è quello che vogliamo noi, è bellissimo. Di due delle maschere caratteristiche del carnevale, Pulcinella e Arlecchino. Ciao, come vi chiamate? Pulcinella. Arlecchino. Sì, vabbè, volevo sapere anche le vostre vere identità. Si può? Si può. Paola. Fabrizio. Da dove venite, Paola e Fabrizio? Napoli. Sassuolo. Ok, quindi questo è un gemellaggio partenopeo modenese, Arlecchino, possiamo dire viene così. Da tutto il mondo, Arlecchino non ha patria, Arlecchino viene, è di tutti. E Pulcinella invece tradizionale maschera napoletana, però anche questa universale. Assolutamente, in tutto il mondo è conosciuta. Benissimo. Sandrone, anche quest'anno il corteo si conferma un grandissimo successo. Sì, siamo molto contenti, molte maschere venute un po' da tutta Italia, molte dalla provincia, un sole bellissimo, la bicicletta più grande del mondo insieme a Calesse, ci prepariamo per il grande discorso, anzi grande sproloquio dal balcone, quindi speriamo ci siate tutti.